Sono Biagio e bentornati nel mio salotto. Allora, oggi ho fatto questo video perché è arrivato finalmente questo. Questo qui è iPhone 13 Pro Max. È tutto? Ok, questa qui è la confezione e volevo farvi vedere con questo video un unboxing perché all'inizio non volevo fare l'unboxing perché non credevo che interessasse a qualcuno, però qualcuno me l'ha chiesto. Allora ho detto, ho fatto un video già in cui facevo l'unboxing, un po' fatto così a casaccio, perché era un video che tenevo per me. Però lo includo qua, così vediamo l'unboxing originale, dalla confezione vera e propria, ok? E poi, già che ci siamo, facciamo un veloce cosa c'è nel mio iPhone, così includiamo tutto in questo video, facciamo un collage totale, una somma di tutto, e intanto, questo qui, questa qua è la confezione, la conosciamo bene, è sottile, sottile perché non c'è il caricatore. Però comunque, vabbè, io ce l'avevo già il caricatore, però capisco che qualcuno possa risentirne del fatto che non ci sia il caricatore. Come carichi il telefono? Con la mente, con l'immaginazione? Può essere. Siamo persone fantasiose, magari quella è un'energia. Comunque, abbiamo qua la confezione, ecco, però io so che chi guarda questo video vuol vedere il telefono. Allora, eccolo qua. È già in una cover, perché ho preso anche una cover Apple in silicone. Di questo colore, ecco qui, questo dovrebbe essere Marigold, se non sbaglio, che sembra arancione dalla fotocamera, però è un arancione dorato, quindi tende un po', non so neanche io come dirlo, è un arancione, però sotto luce naturale è più chiaro, tende un po' all'arancione giallo, dorato, non è male come colore, mi piace, è il mio preferito, le altre non mi ispiravano, quei colori lì un po' spenti. Non c'era il bianco, se no avrei preso la cover bianca che l'avevo già presa quando usavo l'iPhone 8 Plus, che era quello da cui poi sono passato a questo. Non c'era neanche, no, la nera c'era, però la nera è un po' banale. Se no la bianca non c'era, c'era la rossa. Però ho già usato la rossa per l'8 Plus col quale sto registrando ancora adesso. Che è con la cover rossa, ero un po' stufo del rosso, c'ho anche il rosso addosso, troppo. Allora ho preso questa. Mi piacciono molto le fotocamere, le videocamere o quello che volete, sono gigantesche, gigantesche. Pesa, è vero, pesa un po', però in realtà l'ho messo in, cioè l'ho bilanciato con l'8 Plus che avevo. Non cambia niente, non cambia. Ci saranno 20 grammi in più? Beh, non si sentono. Lo sento proprio identico. Questo qua è. Magari lo tolgo dalla cover, così vediamo. Apprezziamo il colore che è oro. Ecco qua, così è senza cover. Questo è davanti. Lo schermo è gigantesco. Lo schermo è rispetto già all'8 Plus che avevo. Questo qui è titanico. Veramente, vedere TikTok sono così grandi che sono quasi sgranati da quanto sono grandi. Comunque, questo è lo schermo. Questo è il bordo. Vediamo. Allora, cos'è? È acciaio. Oro dorato, mi piace moltissimo, però per adesso ho preso questa che mi piace molto anche la loro tipologia di cover di silicone, quindi l'ho presa perché mi piace molto, però è molto bello anche così, cioè quest'oro qua e questo è il retro, che è oro anche lui, da qua sembra bianco, è vero, però dal vivo no, questo è un oro chiaro, chiaro, però se lo mettiamo un po' all'ombra. Ecco, se lo giro già si vede che, ecco, si vede già un po' di giallo. Rispetto ai 13 normali, che qua è di vetro ma lucido anche lui, invece qua è un vetro opaco che è veramente bello. Adesso così non si può notare benissimo. Però adesso vediamo un attimo l'unboxing, cosa c'è dentro e poi fine. Ah no, beh, poi ci rivediamo qui e stavolta filmo con questo. Così valutiamo anche la differenza di filmato tra questo qua, l'8 Plus, e questo nuovo. Quindi passiamo all'unboxing.
Ed eccoci arrivati a cosa c'è nel mio iPhone. Vedo che ho fatto una cosa furba. Questo qua è lo schermo del mio computer. L'ho messo come sfondo, così abbiamo un bel background nero dove il telefono spicca. Ecco qua, allora, questo qui è il telefono con un tap, si accende. Adesso non mi vede perché sono qua dietro. Comunque, ecco qui che è sbloccato e via. Ale, questa è la schermata principale che c'è quando entriamo nel telefono. Questi sono i lati, così vedete un po' anche la cover, la apprezziamo un po' e abbiamo fotocamera, sì, che c'è un rialzo nella cover perché in effetti le lenti sono molto alte, quindi è giusto che ci sia un piccolo, come dire, un bordo che le protegga. In effetti, quando lo appoggio al tavolo, se no, queste qua appoggiano sempre loro, cioè sempre, e gli altri spigoli sono meno esposti rispetto a loro, ok? Quindi è chiaro. Beh, qua c'è il logo, carino, bene, emozionante. Qua c'è il buco, ok? Niente, le casse. Mi spiace che questa abbia un qualche pallino in meno di questa. Lo so che questa è la cassa, questo qui è il microfono, sono due cose diverse, però questa roba potevano fare due buchi qua finti, no? Cioè, cosa cambia? Due buchi finti sono simmetriche, non lo so. Questa asimmetria mi destabilizza, però vabbè, forse c'è solo da farci l'abitudine. Questa qua è la schermata home, sfondo, app e widget. Va bene, fine, ciao. Cioè, vabbè, non è che c'è molto da dire. Allora, abbiamo Il meteo. queste qua sono le solite. C'è Google Foto, perché io la uso molto, perché in effetti fa il backup molto velocemente. Poi me lo trovo anche su qualunque computer, oppure avessi degli Android, lo troverei anche lì, la raccolta di foto. Quindi è molto comodo in generale. Poi abbiamo ovviamente fotocamera, meteo, salute. Salute che non la uso mai. Beh, la uso per contare i passi. Quello è utile. Poi i social, i soliti. Poi qua c'è servizi web, che l'ho chiamato così. Ci sono le app, principalmente Google. Poi c'è Amazon, l'Apple Store, Dropbox. E qua TripAdvisor, Webmail, Booking, che a volte uso anche quello. Mr. Gadget è un link a un sito, in realtà non è un'app, è un collegamento a un sito. Subito, TV, qua TV la uso mai. TV potrei anche disinstallarla, vabbè, la tengo per bellezza. Poi, che tra l'altro non si vede nemmeno. Se poi scorriamo, è tra l'altro questo schermo impostato a 120 frame al secondo, cioè rallenta quando lo tengo fermo, tipo così. Però se poi scorro o vado giù così o su, allora li velocizza per dare un aspetto fluido. In effetti si vede molto. Dalla fotocamera non si vedrà perché qua sono a 60 frame per secondo, però comunque vi dico, c'è. Qua copro perché c'è un widget da questa parte dove ci sono robe sensibili. Cosa ho fatto? Ho cliccato qua, vabbè, qua ci sono delle altre app, le conosco. Conoscete, vabbè, solite robe webmail e poi altre utilità. Qui invece abbiamo, allora, utilità, che anche queste sono utilità effettivamente. Scanner Pro che fa le foto e le trasforma in scansioni, questo è utilissimo. File, vabbè, le altre cose, Win3 perché io sono Wind, e memo vocali, che a volte lo uso per quando canto, mi registro mentre studio e mi è molto utile poi riascoltarmi, che si impara molto anche da lì, riascoltandosi, no? E quindi lo uso per quello. Poi photo editing, queste qua ormai non le uso quasi più, le avevo anni fa, le ho tenute, però fanno Photofania, fa degli effetti carini alle foto, delle cartoline, bello. Photogrid le impagina per Instagram, però i collage adesso non vanno più di moda, però comunque può essere utile. VFX Live fa effetti per i video, carini anche quelli, buffi, niente. Poi questo qua, queste non le uso cioè le uso ogni tanto, ma le avevo quando ero piccolo praticamente. Office Jerk, Holiday Jerk, sono carini questi, devi lanciare la roba addosso Office Jerk, queste robe. L'ho provata questa app anche più di una. E in un video che avevo fatto, che era Provo giochi per iPhone di 10 anni fa, lo troverete. Se volete vedere queste app qua in azione, c'è quel video lì. Ok, poi qua c'è giochi pazzi, che in effetti questi giochi sono impossibili, però Daddy Long Legs è molto carino. Però sì, fanno impazzire. Oh, continuo a fare sta roba, ecco. Fanno impazzire, li ho tenuti qua giusto per ricordarmi che sono giochi che dovrei far poco perché mi stressano. Fotografia. ProCam, questa è molto bella, c'ha tantissime funzioni per la fotocamera, tantissime, anche funzioni di upscaling molto belle. Vabbè che adesso questo telefono registra, cos'è, in 15K, quindi non mi serviranno tanto gli upscaling, però se servissero, questa ve li offre anche per iPhone 6, per cose, per telefoni vecchi, vi crea comunque foto molto belle, cioè le migliora molto, quindi ve la consiglio. Camuau. No, che peccato. Questa è molto vecchia, in effetti. Poi, questa qua fa fare le sfocature. L'avevo quando avevo l'iPhone 6, però dopo con l'8 Plus e in avanti,
c'era già la funzione sfocatura, quindi non la uso più. Però anche questa è carina per chi non avesse la funzione per sfocare lo sfondo alle foto, questa ve lo fa fare. Photoscan fa le scansioni alle foto, le trasforma in digitale. Poi cosa abbiamo qui? Speed test, robe un po' da nerd, musica, GarageBand che lo uso per le mie canzoni, tempo, Spotify, Shazam, queste robe qui. Poi misurazione, essendo io architetto, queste qua a volte possono servirmi, specialmente metro della Apple, questo qui è molto carino per misurare servizi d'ufficio, orario treni, qua ci sono altre robe così le conosciamo. Facetune è per modificare le foto. Sì, adesso vi rivelo una cosa, le foto su Instagram, le mie, sono anche a volte ritoccate, ma questo è ovvio. Sono ritoccate di colore, di esposizione della luce. Sappiamo che su Instagram c'è le foto, di solito sono ritoccate, no? Quest'app qua, Facetune, ve le ritocca molto molto bene. Delle rimozioni, ad esempio, di qualcosa di sbagliato, tipo Photoshop, per qualche ritocchino, sì, potresti usarla anche per trasformarti, tipo cambiare faccia completamente, però io non lo uso mai per queste cose, perché poi alla fine, cioè, un po' si vede, no? Se ti cambi la faccia completamente, quindi, però per dei ritocchi di colore, o se c'è qualcosa, tipo sul dito, se hai qualcosa vuoi toglierlo, questo qua lo fa in un secondo, quindi anche questa è molto utile per i social. FaceApp la conosciamo bene, suppongo, no? Anche queste. Qua cosa c'è invece? Ah, qua c'è l'ultima pagina che sono i giochi. Giochi che io ormai non gioco più sul telefono. Questi qua sono giochi vecchi che avevo preso tanto tempo fa. Li ho tenuti perché non occupano spazio. Cioè sono. Poi a volte mi piace ripescarne qualcuno in momenti di noia estrema. Metti che sono dal dentista, devo aspettare 7 ore e mezzo. Allora mi metto a ripescare Crossy Road, che è bellissimo. Angry Birds, Jetpack, che mi piace moltissimo. Se no, le ultime due non sono giochi perché Lower ti fa fare foto a scarsissima risoluzione. Sì, può sembrare inutile, però per fare alcuni TikTok è anche utile questo. Ti fai delle boh. Sì, è difficile spiegare. Era un trend di immagini di scarsa qualità. Questo qua te lo fa fare. Invece, VClone, l'ultima, questo qua puoi farti un clone. Quindi, in un video ci sei te da questa parte e il tuo clone di qua, e puoi registrare un video in cui ci sei te due volte. È carino questo, non è niente male. Bene, queste qua sono tutte le app. Facciamo così. Puff, e torniamo qui. Molto bene, e abbiamo finito. E questo qua per finire è il video registrato con questo telefono, con l'iPhone 13 Pro Max. Poi vedrò dal computer com'è, perché da qua non noto grosse differenze. Beh, non le noto perché dal telefono non si vede, però suppongo che dal computer si vedranno. Ho usato la profondità di campo, quindi l'effetto cinema, quindi se mi avvicino dovrebbero poi sfocarsi le cose sul retro. Qua abbiamo uno sfondo un po' uniforme, però vedete che abbiamo già una sfocatura qua. Qua sulla porta, dietro non c'è niente, però se ci fossero delle robe sarebbero sfocate nella nebbia, che in effetti qua c'è molta nebbia, quindi sono abituato a questo effetto. C'è poco, basta che esco fuori a filmare, questo effetto c'è, però qua dentro non c'è, adesso c'è la nebbia anche in camera. Bene, questo qua è il video, spero che vi sia piaciuto, un veloce unboxing, cosa c'è nel mio iPhone, qualcuno lo voleva, quindi l'ho fatto, perché no? Ditemi se vi è piaciuto, se vi è piaciuto mettete pollice in su, se no pollice in giù che non si vedono più. Io non sono d'accordo in realtà perché. Voglio dire, ognuno ha il diritto di mettere like o dislike al video, se ha voglia. Se un video è di qualità, secondo me non dovrebbe preoccuparsi dei dislike. Se è di qualità, i dislike saranno comunque meno dei like, quindi non vedo il motivo per cui offuscare i dislike. Cioè, non lo so, mi sembra una roba un po'. Comunque, pazienza, va bene. Ci vediamo come sempre al prossimo video. Se avete altre idee di video su questo tema o volete vedere altre cose da questo telefono, ditemelo, che posso sempre fare altri video. Se no. Seguitemi qua, iscrivetevi o se no su Instagram, iscrivetevi su Instagram. Seguitemi su, c'è anche TikTok. Va bene, comunque, alla prossima. Ciao e al prossimo video.